Buon pomeriggio, sì, direttore. Buon pomeriggio. Qui a Cibolai finalmente. TV, l'esordio. Ma il collegamento da dove? Perché vediamo che fa freddo, allora, mi sa. No, non fa freddissimo, però sto bene col giacchetto. Sono in ufficio, che ero a lavoro, quindi ho sfruttato questa pausa per unirmi volentieri a voi. Allora, io parto da quello che ha detto poco fa il nostro magico Pimpi. La partita di Coppa Italia, avete battuto la capolista, un Civitavecchia, sì, che ha vinto nel giorno del compleanno del mister, nel giorno della ricorrenza dei 6 anni della scomparsa di Flavio Gagliardini e tramite le parole del vostro presidente Patrizio Presutti, insomma, l'accesso alla semifinale l'avete dedicato a lui, una giornata molto importante, una vittoria straordinaria, un Civitavecchia che secondo me, direttore, punta alla finale di Coppa Italia del 9 febbraio. Assolutamente sì, un Civitavecchia che non meritatamente secondo me sul campo ha superato un avversario molto importante come il Pomezia. Parliamo di una squadra che è stata costruita al Pomezia per cercare di fare un campionato importante sia in due competizioni importanti, sia in campionato che appunto in Coppa Italia d'Eccellenza. Abbiamo fatto un percorso in Coppa molto complicato perché comunque abbiamo eliminato in ordine la Dispoli, abbiamo eliminato la Polisportiva Faul Cimini, abbiamo eliminato la Vultre Maccarese che all'epoca era la capolista appunto del girone e abbiamo eliminato 2 giorni fa il Pomezia che è l'attuale capolista del girone ad eccellenza. Quindi abbiamo fatto un percorso sicuramente complicato, al tempo stesso un percorso che ci ha lasciato tante emozioni positive perché appunto l'eliminare 4 squadre di questa caratura è sicuramente un motivo d'orgoglio per il Civitavecchia e per i civitavecchesi. Quindi adesso sicuramente ci concentreremo sul terreno che abbiamo perso purtroppo in queste prime 6 giornate di campionato, perché se in Coppa Italia sicuramente possiamo dire di aver fatto un percorso perfetto, in campionato sicuramente abbiamo avuto qualche... L'obiettivo in campionato è quello di cercare di stare tra le prime 3 della classe, è un obiettivo che avevamo dichiarato inizio stagione e è un obiettivo che adesso teniamo bene in mente e che continuiamo ad avere perché non sono i risultati di queste prime 6 partite a farci cambiare idea sul valore del nostro staff tecnico, in primis dell'allenatore e dei nostri calciatori, quindi il nostro obiettivo è ben chiaro, ce l'abbiamo in testa, in campionato dobbiamo sicuramente fare meglio di quanto abbiamo fatto fino adesso, in Coppa abbiamo fatto un percorso perfetto, quindi continuiamo a lavorare meglio di quanto stiamo già facendo fino adesso per cercare di toglierci un po' di soddisfazioni. Certo. Magico Pimpi, prima di andare ad analizzare il pre-partita, col Cecca che sarà di scena al Galli domenica 31, sempre sulla Coppa Italia, stavi sugli spalti, che domanda vuoi fare al direttore, soprattutto anche riguardo insomma questo attaccante brasiliano, Bomber Pippi, portato proprio dal direttore in Italia e al Tamanini di Civitavecchia, in forza alla rosa di mister Castagnari, un Pippi che si è sbloccato e non solo lui. Sì, cioè si è sbloccato a Tolfa, nella gara, a Tolfa, creato da Lumiere, nella gara contro il Parioli e mercoledì scorso ha fatto praticamente 3 gol, diciamo il motivo in precedenza perché non sono 3 ma sono 2, quindi abbiamo visto anche nelle altre partite cercare di lottare su ogni pallone, di dare indicazioni ai propri compagni di squadra per andare in pressing sugli avversari, quindi è assolutamente una situazione importante che poi favorisce anche che la squadra mantenga alta la tensione in tutti i momenti della partita. Però ho visto anche buoni segnali anche dalla difesa, direttore, perché finalmente il Civitavecchia è sembrato un pochino più granitico in difesa, l'unico gol è arrivato praticamente su punizione. Sì, diciamo che il nostro difetto, andando ad analizzare un po' i numeri, perché poi i numeri fondamentalmente non sbagliano mai, sicuramente in questo avvio di stagione noi tra Coppa e Campionato abbiamo dimostrato di essere una squadra che riesce facilmente ad arrivare al gol. In campionato noi abbiamo fatto 11 gol, in Coppa ne abbiamo fatti 10 per l'esattezza in 4 partite. Quindi siamo una squadra che comunque in un totale di 10 incontri ufficiali è riuscita a segnare 21 gol.
quindi più di 2 gol a partita. Quindi sappiamo di avere una squadra che sa mettere in difficoltà gli avversari, ma al tempo stesso, sempre guardando i numeri, perché è giusto guardarli sia in positivo che in negativo, siamo una squadra che per il momento, fino almeno alla partita di mercoledì, avevamo subito quasi una media di 2 gol a partita, e questa chiaramente è una situazione che un po' penalizza, perché è chiaro che scendere in campo sapendo che spesso e volentieri prendiamo gol con troppa facilità è una cosa che non aiuta neanche i ragazzi quando scendono in campo. E mercoledì, secondo me, si è data invece dimostrazione del contrario, perché contro a un attacco importante come quello del Pomezia, che ad oggi a livello di gol fatti è la squadra prima in classifica, oltre ad essere prima in classifica a livello di punti, è anche prima in classifica a livello di gol fatti nel nostro girone. Abbiamo dimostrato una solidità difensiva importante perché, come giustamente diceva Giovanni, abbiamo preso gol solo su palla inattiva e abbiamo poi retto botta nell'arco di tutti i 95 minuti giocati. Quindi sono soddisfatto dell'apporto offensivo che abbiamo dato nella partita di mercoledì, e sono soprattutto soddisfatto della mentalità con cui abbiamo difeso i nostri pali nell'incontro appunto di 2 giorni fa. Direttore, archiviando il discorso Coppa Italia, ricordando che ci saranno il 12 e 26 gennaio i quarti di finale con la squadra che poi sarà sorteggiata prossimamente dal Comitato Regionale Sì, Lazio. potrebbe essere proprio la Cimini Esattamente, la ritrovano che... dell'ex Scursini, insomma. Non so se è il sorriso del direttore che avevate eliminato e poi ripescata, lo ricordiamo. Sì, abbiamo eliminato la Cimini nel secondo turno di Coppa Italia, poi per una regola imposta appunto dalla federazione, 4 squadre avrebbero avuto la fortuna di essere ripescate, tra queste 4 è rientrato la Cimini, che poi ha eliminato con merito chiaramente sia l'Ottavia che la Pro Calcio Tor Sapienza, e quindi sarà una delle possibili 3 squadre che affronteremo in semifinale. Chiaramente, ecco, a differenza dei primi turni in cui gli accoppiamenti vengono fatti direttamente dalla federazione, adesso in semifinale ci sarà un sorteggio e quindi diciamo la cosa sarà del tutto casuale, cioè avremo il 33% di possibilità di incontrare Cimini, Frascati o Tivoli. Quindi, come Esattamente. dicevo, a differenza dei turni precedenti in cui era la federazione a fare gli accoppiamenti, adesso ci sarà un sorteggio, quindi aspettiamo questo sorteggio per vedere chi affronteremo in semifinale. Ricordiamo, insomma, c'è la notizia, c'è chi appunta alla finale tramite, insomma, le parole che poco fa ha rilasciato il direttore sportivo. Ci salutiamo con il pre-gara, lo commentiamo insieme, caro Giovanni, perché il Civitavecchia va a Cerveteri e partiamo un po' dal passato, perché di questo ragazzo, insomma, che ha iniziato alla CSL, un bel quinto posto, la promozione proprio in quel campo, al Galli in eccellenza con il suo Cerveteri, poi la parentesi a Corneto. E poi alla prima squadra della città, la squadra centenaria, al Civecchia Calcio 1920. Questo direttore di strada ne ha fatta. Prima di darle la parola, dove può arrivare? Perché i suoi obiettivi Sì. forse li sappiamo. A volte lui si nasconde, la bisogna andare noi a cercare quali possono essere. Però al momento di strada questo ragazzo ne ha fatta. Perché dalle tribune del Gagliardini, quando le seguivamo alla CSL, insomma, ne abbiamo visti dei suoi sorrisi, tanti Sì, suoi non sono sorrisi. passati neanche tanti anni, per cui insomma è un Esatto. periodo abbastanza breve, se poi consideriamo che ci sono state quelle 2 stagioni falcidiate dal Covid, quindi nel giro di strettissimo tempo Daniele da Monte è arrivato in eccellenza con una squadra che punta in alto, che nel giro di 2 anni vorrebbe andare in Serie D, insomma questo è l'obiettivo dichiarato, quindi la volontà di centrare il calcio dei grandi è sempre più prossima per quanto riguarda. Assolutamente. Sì, assolutamente. Il pallone è rotondo, come si dice molto spesso, c'è il fanalino di coda del Giugno d'Eccellenza, Città dei Cerveteri, Civitavecchia, un Cerveteri che non si sblocca, l'abbiamo detto anche lunedì, anche col neo allenatore Ferretti, 0 punti, una squadra che prende gol e poi non prende coraggio, non riesce ad andare avanti, a sbloccarsi. Il Civecchia fa visita in un campo dove sicuramente hai tanti ricordi, però bisogna vincere per seguire quell'obiettivo che vi siete prefissati, ovvero le prime 3 nel campionato. Servono 3 punti, un Civitavecchia che ci va sicuramente con carica e con buone ambizioni, sicuramente.
Sì, assolutamente sì. Sappiamo, come dicevo all'inizio di questa trasmissione, che abbiamo perso un po' di terreno per strada nella competizione, appunto, del campionato d'eccellenza, quindi dobbiamo assolutamente ritornare a fare quello che sappiamo fare, ovvero cercare di dominare le gare e cercare di portare a casa i 3 punti. L'obiettivo ce l'abbiamo ben chiaro in testa, è quello di andare a Cerveteri. Consci del fatto che avremo di fronte a noi una squadra sicuramente importante, perché secondo me il Cerveteri è una squadra che non merita i 0 punti in classifica che ha, perché è una squadra che comunque è novera tra. Vedi Morbidelli, sono calciatori importanti. Quindi sappiamo che sarà una sfida complicata, però andiamo lì consapevoli del fatto che dobbiamo e vogliamo vincere. Certo, Giovanni. Assolutamente, assolutamente. Poi c'è la classica puccia di banane, può essere questo tipo di partite con una squadra che è ultima in classifica, ha tante motivazioni per quanto riguarda Cerveteri, si sta discutendo molto di quella che è la situazione in atto per la società della patrona Jurado, quindi c'è da fare punti anche perché il CIEC in questo momento si trova nella parte destra della classifica, si trova in zona playout, quindi non va dimenticato il fatto che c'è da onorare un campionato che poi potrebbe essere importante nella seconda parte di stagione. Assolutamente. Salutiamo il direttore con una domanda molto spesso si fa sul parco giovani, insomma, sei giovane tu, ma sono giovani anche i tanti ragazzi che state visionando, che portate in panchina, Mancini titolare, straordinarie alcune sue prestazioni, possiamo dirlo tranquillamente perché lo vediamo dagli spalti del Tamagnini, devono crescere, ma soprattutto secondo me anche come responsabile, insomma, delle giovanili, cito Paolo Caputo, ex mister, che quindi il suo occhio è molto importante, è ovvio che in panchina ci sono ragazzi su cui contate parecchio, penso a Zagami, ma penso anche a Imperiale, a tanti ragazzi che secondo me possono avere grandi margini di crescita. Li stai tenendo d'occhio, direttore, a partire dagli allenamenti settimanali? Assolutamente sì, i giovani sono il futuro del Civitavecchia, una società sana come la nostra ha bisogno di puntare sui giovani che possibilmente speriamo possano uscire dal nostro vivaio, senza nulla togliere chiaramente ai ragazzi che diciamo chiamiamoli forestieri, ecco passatemi il Certo. termine, però sarebbe bello e sarebbe soprattutto un onore per noi poter cercare di mandare il più possibile i ragazzi del nostro settore giovanile nel calcio che conta, quindi nel calcio appunto dei grandi. Ecco, io penso all'esperienza che hanno vissuto Fatarella e Cerroni, che sono cresciuti nel nostro settore giovanile e poi hanno avuto la fortuna di arrivare fino in prima squadra. Quindi spero e credo che avremo la possibilità in un futuro brevissimo di poter lanciare, ecco, appunto nuovi Fatarella e nuovi Cerroni nella prima squadra appunto del Civitavecchia Calcio. Caro Giovanni, poi un Samuele Cerroni che è tornato veramente a far esultare i tantissimi tifosi che settimanalmente riempiono le tribune del Tamagnini. Direttore, grazie, in bocca al lupo e a risentirci. Grazie a voi e buona giornata. Arrivederci, arrivederci.